Ed eccoci tornati su Yo-Kai Watch Academy, vita da studenti. Continuiamo a completare le missioni per i misteri crepuscolari. Facciamo altre due missioni oggi? Ma direi di provarci. Abbiamo queste tre rimaste, direi di fare il segreto del Y-Lab prima e il libro indistruttibile dopo, che comunque sia una bella missioncina. Allora, dove bisogna andare? Semplicissimo. È semplice perché ce lo dice la minimappa. Il segreto del Y-Lab ci porta in cabbeggio, a quanto pare, eh? Già, eccolo qui. Salve, tu sei quello che ha la missione per noi? Salve viandanti, io sono Nino, anche detto Mister Campeggio. Sono un vero esperto del settore, praticamente sono nato in tenda. In questo momento mi sto godendo un campeggio in solitaria, per cui... No, un attimo, voi siete il Club FNY? Capitate a proposito, vorrei chiedervi un favore. Conoscete i sette misteri del crepuscolo? Beh, si dice che l'ultimo di questi misteri riguardi una sorta di club segreto. Vi ha incuriositi, vero? Quindi è un club segreto. Nino ci ha parlato di un club segreto di cui nessuno sa nulla. Che possa trattarsi di un nuovo possibile alleato? È tempo di scoprirlo. Beh, certo che sarà un nuovo alleato, no? Si dice che questo club segreto sia composto dalle menti più brillanti di tutta la Yokaidemia. Non a caso pare che anche l'accesso alle loro sedi sia limitato a pochi. Tuttavia credo che il preside Reali potrebbe saperne di più al riguardo. Provate a parlare con lui prima di iniziare le indagini. Il preside Reali... beh... sì, sai fatto suo, diciamo. Salve Club FNY, mi stavate cercando per caso? Come? Un club segreto che riunisce le migliori menti della scuola, dite? Sì, ne ho sentito parlare, anzi vi dirò di più. Quel club l'ho creato io. Mi serviva per condurre alcune ricerche. Volete sapere come si chiama? Semplice, è il Y-Lab. Sapete, sono stati loro a realizzare gli FNY Watch che portate ai polsi. Comunque il loro leader è un vero genio per avere solo 14 anni. Purtroppo però non posso dirvi dove incontrare lui e gli altri. O almeno forse non posso farlo. Dovrete dimostrarmi di essere all'altezza. Tornate da me quando avrete raggiunto il rango Y10. E ce l'ho. Ma quello è il rango Y10! I miei complimenti, Club FNY! Bene, mi avete convinto. Vi dirò dove si trova il Y-Lab. Dunque il Y-Lab si trova nei sotterranei di un edificio nei pressi della zona residenziale. Mi spiace, ma non posso dirvi altro. Buona fortuna con la vostra ricerca. Ma come si ottiene il rango della scuola 10? Praticamente dovete mettere le carte studenti che vi danno questi personaggi che hanno questi icone sopra la testa. Se soddisfate le loro richieste, beh... vi danno la carta e voi la mettete sulla bacheca annunci nel gruppo che più desiderate. E il gioco è fatto. Aumentando il rango del club potreste ricevere sempre più ricompense. Io infatti ogni giorno ricevo 8 sfere medie... 8 sfere piccole, 8 sfere mini, insomma ricevo un sacco di sfere, le carte SD che servono per missioni, che poi vi daranno i punti risveglio. Insomma, fate. Dove si trova questo club esclusivo? Beh, non è che serva proprio la minimappa a dircelo, ma si trova qui. Possiamo attivare la missione? Ah no, già attivata, perfetto, allora entriamo. Che poi non è che è proprio nascosto, cioè si vede che è una struttura gigante. Quindi, alla fin dei conti, boh. Un laboratorio segreto sotterraneo, fantastico. Questo pulisci, mi serve a casa. Ah, che bello, chissà cosa costruiscono qui. Tante cose belle, Aria. Quello è uno watch in fase di sviluppo. Perché è uno watch? Suona male. Però si dice uno watch. Va bene, non tocchiamo nulla, Valerio, stai per buono. Ma Valerio, che cosa ci fai tu qui? Sara, cosa? Vi conoscete per caso? Questo ora non ha importanza. Ad ogni modo, benvenuti. Voi siete il Club FNY, vero? Io sono una ricercatrice del Y-Lab. Il mio nome è Sara Del Lobo. Oh, vedo che indossate degli FNY Watch. Quanti ricordi. Un attimo, vuol dire che sei tu l'ideatrice dei nostri orologi? Proprio così. Ma sappiate che non sono l'unica ad averci lavorato. Infatti anche qui presente Harry mi ha dato un grosso aiuto. Bravo Harry. Come al solito Sara è troppo gentile. Comunque è un piacere conoscervi. Sapete, Sara è responsabile anche della creazione del watch alieno. Cosa? Ma allora voi due vi conoscete da molto tempo. Beh, ecco. Come ho già detto, ora questo non ha importanza. Siamo qui per ottenere una medaglia del crepuscolo, non in gita scolastica. Ehi, guardate lì, ci sono dei robot! Fermo, non toccarli, devono ancora essere ottimizzati! Ma sono degli orsetti gommosi bellissimi! Oltre che a quanto pare luminosi come i Power Ranger.
che si uniscono e formano il Megazord. Eccomi, finalmente sono arrivato. Il mio nome è Orso Robotico, piacere. Ma è gigantesco! Beh, essendo un robot destinato alle emergenze, deve esserlo. Oh no, sembra che ci abbia visualizzati come suoi nemici. Caspita, si mette male, adesso cosa facciamo? Non abbiamo altra scelta, dobbiamo affrontarlo e sconfiggerlo. Sì, va bene, fermatelo, vi prego. Rimedierò al mio errore, vedrete. Forza, cominciamo! Ci sarò, forse. Che bella voce che ho dato al robot gigante, eh? Orso Robotico, lui si chiama in giapponese un nome pessimo. Diciamo che è professorso divinità. Non proprio... cioè, sarebbe Dio la parola che hanno usato. God, praticamente, però... suona malissimo. Perché poi lui nel nome ha anche Unci, che vuol dire cacca. E mi ha praticamente quasi devastato. Quasi, perché ci mancava ancora un po'. Però dicevo, no? Divinità cacca orso, cioè... è brutto come nome. È forte, eh. Per questo io volevo rimettere Wild... no, Wild Boy, volevo rimettere Kengo Benimaru, però... Sì, il nome italiano dovrei pronunciarlo, ma non mi riesce proprio. Spadaccino rosso, niente, non è nelle mie corde. Allora, se lo colpisco gli faccio male, però solo se lo colpisco, quindi devo colpirlo. Ok, vai. Niente, quell'attacco lì devo levarlo. Devo levarlo assolutamente, sì. Oh, l'ho frizzato, che bello. Allora, facciamo a capirci, Cowboy Giallo. Prima devi mangiare veloce e possibilmente prendere meno danni. Beh, possibilmente. Comunque sconfitto. Buono, dai. C'è qualcosa che ancora non mi convince. Oh no, che cosa ho fatto? Svegliati, Orso Robot! Perché piangi, Gibastiano? Che succede? L'hai ucciso? Hai fatto male. Sembra che la furia di Orso Robotico si sia arrestata finalmente. Presto, Sara! Inizia subito a costruire un nuovo Orso Robotico! Ma costruire un robot come quello in poco tempo è impossibile! Tranquilli, non sostituirò Orso Robotico. Grazie a voi ho ottenuto dati preziosi per poterlo riparare completamente. Beh, che dire! A quanto pare abbiamo risolto un altro mistero! Siamo sicuri? Sì! Veloce, molto molto veloce. Buono. Così possiamo affrontare la missione del preside. Oh, che bella medaglia. Sì, una medaglia del crepuscolo! A proposito di quelle medaglie, mi chiedo quale sia il loro significato. Se volete posso dirvelo io, quando c'è un pericolo. Le persone generano involontariamente energia negativa in grande quantità. Quando il pericolo viene allontanato, però quest'ultima si trasforma generando energia positiva che a sua volta dà origine a quelle medaglie. Wow, non pensavo che fosse una questione così complicata. Caspita, Sara, sei davvero un pozzo di scienza, conosci un sacco di cose. Beh, qui nel laboratorio è la mente più geniale della scuola, forse. Ah, che invidia, quanto vorrei avere anche un laboratorio come questo. Pensate solo a quanti equipaggiamenti potrei creare se solo ne avessi uno. Beh, niente ti vieta di frequentare il nostro laboratorio di tanto in tanto. Anche qui è presente un banco da lavoro. Usalo come meglio credi. Cosa, sul serio posso usare tutte queste attrezzature? Ma certo, dopotutto vi dobbiamo un favore per averci salvati. Sì, vi ho salvati da un problema che ho causato io, però. Quindi... esatto, sarete benvenuti qui ogni volta che lo desiderete. Fantastico, grazie di cuore, siete davvero gentili. Posso creare nuovi equipaggiamenti e assegnarne di più ai personaggi. Oh, questo mi piace. Lei ha degli amici fantastici, signor presidente, perché non ce l'ha mai detto? Loro non sono miei amici. Malerio... ad ogni modo apprezzo il vostro aiuto. Chissà, magari verrò di nuovo a trovarvi. D'accordo.
Spero di esserti stato in aiuto, Valerio. Dopotutto io ti... No, non ce la farò mai. Allora, ci stiamo avvicinando alla verità. Sì, andiamo a fare quindi anche la missione del preside, una missione sozza, tra l'altro. Salve, vecchio volpone! Oh, eccomi qui, ho favore da chiedervi. Si tratta di un problema piuttosto urgente da risolvere, una vera crisi. Dunque, vedete, nonostante i miei sforzi non riesco proprio a liberarmi del libro di Venere Mori, Seduzione a luci rosa. Non fraintendetemi, non è che io non voglia liberarmi da quel libro, ma ogni volta che lo butto ricompare. Così facendo Emma potrebbe scoprirmi. Ve lo chiedo in ginocchio, Club FNY, liberatemi da questo libro. Ma lei non ce l'ha una moglie? Il preside reale ci ha chiesto di aiutarlo a liberarsi di un libro, Seduzione a luci rosa, che dice essere maledetto! Cosa significherà? È tempo di risolvere il caso. Andiamo allora. Fantastico! Ah, siete la mia salvezza. Per ringraziarvi vi consiglierò un luogo in cui potreste gettare quel libro. È un punto del monte inceneritore usato per cancellare brutte memorie. Si chiama Ultra Maxi Piro Inceneritore Potenza Infuocata 10.000. Si dice che nessun oggetto resista alla potenza distruttiva di quel luogo. Per questo vi consiglio di fare molta attenzione. Buona fortuna, ragazzi! Guarda, me lo leggo un attimino, poi lo vado a buttare. Bene, la missione si svolge qui. Qua c'è il monte inceneritore. Che aria inquinata, i miei capelli non saranno contenti. E smettere di pensare solo ai tuoi capellacci. Il mio naso sta chiedendo pietà, magari quel lui ha un naso più sviluppato degli altri. Non l'ho mai aperta qui la casella, e perché? Mamma, arriva un po' per favore. Siamo pronti quindi ad affrontare un libro da distruggere. Il preside reale ci ha chiesto aiuto per liberarsi di un libro che pare essere indistruttibile, che nasconde un qualche tipo di mistero. Andiamo al Monte Inceneritore. Iniziamo questa missione allora. E poi ci rimane solo quella di Alcatraz. E poi dopo quella, beh, vedremo un po' il da farsi. Allora, se ricordo bene, questi posso prenderli. Ottimo! Allora, vediamo un po'. Li lancio al primo nemico che ci sbarra la strada. Toh, ciapa questo! No, oddio, l'ho triggerato male! Pensavo lo lanciasse, non che fosse un... Ma io perché non mi ricordo niente? Oh, e te levi! Sono tutto puzzolente, ora è diventato, ma che è? Ma che è sto schifo? Ma sono troppo forti questi, fermati! Ehi! Ma becco un po' quel paese, tu! Oh! Sono troppo forti, ehi! Tocca trasformarmi subito, mi tocca trasformare? Non ho capito. Oh, recupero un po' di energie perché sono bravo. Grazie. Ah, ecco, si andava qua dietro. Ok. Strada qua, ragazzi, è davvero pessima. Ok, vediamo un po' che abbiamo preso. Ah, fuoco alla piastra. Ah, vabbè, quello fuoco della piastra serve comunque. Non buttiamolo. Oria! Basta, divento Wild Boy, mi avete stufato. Troppo insistenti sti nemici. Mi hanno già scassato. Evitiamo magari di finire nella lava, eh? Che dici? Mi sa che non ti fa bene un bagno di lava. Così, a naso. Ok, però proseguiamo. Ah, guarda qua chi c'è. Oh, magnate questo, vai. Un piranha alla piastra, come lo vediamo, ragazzi? Buono secondo me, eh. Vai lì, via. Oh. Dico che Wild Boy, Cowboy Giallo, non mi piace, però continuo a usare lui. Perché? Perché sono italiano e mi piace lamentarmi. Ok? Oh cielo. Questo fuori contesto dovrebbe essere bellissimo. Peccato non avere un freebooter in questi casi. Mazzunna, ragazzi, però avete anche scassato, eh. Cioè, rendetevi utili. Ma da dove esce mo questo? Oh, esci scassato. Nel senso che è rotto, non che ha rotto a me. Oh, allora, qua ci facciamo male, vero? No, qua niente, meno male. Qualcosa che non ci vuole uccidere una volta ogni tanto. Oh, vai. Oh, olè. Oh, raccogliamo tutto come sempre, che non fa mai male raccogliere tutto. No, qua è la strada giusta, allora no.
Io devo prendere sempre la strada sbagliata prima, vedere che non c'è nulla, fare la figura del babbeo e poi prendere la strada giusta, anche se in realtà qualcosa qui c'è. Vai, Geodata! Geodata Fasulli! Funzionate una volta tanto, Geodata Fasulli! Ah no, aspetta, posso andare di qua però forse? No, non posso andarci. Niente, i Geodata non mi assistono. E allora proseguiamo. Incontriamo altri nemici. Attacco a sorpresa! Ta 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 ta! Ah! Ok. Vai, mena, 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 mena! Scappa, scappa, però scappa e mena. Un colpo e via, un colpo e via. E poi picchialo, picchialo duro. Vai. Oh. Bene, siamo in Rage Mode. Che succede qui? Dove? Ah, dovremmo salire sopra se non... Cioè, cosa sto vedendo? Non capisco. Ah, dovevo entrare. Ok, non riuscivo a capire dove mi trovavo. Veniamo più forte ora che abbiamo la discoteca dalla nostra parte. Tutta quanta la discoteca, sì. Tutto proprio, tutto quanto il club della discoteca, vai. Questo ha diritto, è un club amico a diritto. Non è che c'è bisogno della scheda, della bacheca annunci. Qui questo, via, amico nostro. A coso, ci finito? Pianta annichilente, bello come nome, eh. Però, te devi andare. Oh, qui Geodata pure non mi assistono. Ah, da là sopra mi dovrei buttare allora. Ok, qui si sale. E qui si sale ancora un po'. Ah sì, però sempre più in alto devo andare. Ma è un po' strano come arrivare là. Mi trasformo, mi trasformo. State calmi che ora mi trasformo. E vi vengo a dare manforte. Contento? Mi sembrava ansioso di combattere. La strada sbagliata l'abbiamo vista? E questa qua la strada sbagliata? Sì, però c'è da benare le mani! Woohoo! Su le mani! Picchiamoci tutti in allegria! Oh yeah! Ai ai, mi hanno fatto male. Cattivi! Ora vi picchio io, tutti quanti vi picchio. Ma no, sono bloccato! No, mangiate questo. Ah, mangiati il mio piombo laser. Quindi non è piombo. Che c'è qua? Che c'è qua di bello? Niente. C'è il nulla cosmico. Perché sono voluto venire qui a tutti i costi? Non c'è niente. Perché vengo qui in questi posti inutili? Per sprecare il tempo che ho della trasformazione. Quasi finito ormai. E mo qua chi c'è? Oh, il capo dei capi è arrivato? A quanto pare. Oh, ecco qua l'inceneritore. Quindi è questo l'ultra maxi coso di cui parlava il preside? È l'ultra maxi piro inceneritore potenza infuocata 10.000, Niada. Sì, però anche con meno saccenza, per favore. Beh, è un nome difficile da ricordare per intero. Bene, gettiamo questo libro qui dentro e completiamo questa missione. Addio, seduzione a luci rosa. Ce l'abbiamo fatta? Non credo. Cosa? L'ha rigettato indietro? Ecco cosa intendeva il preside. Caspita, è davvero incredibile. Oh, avete visto? È comparso tenebroso! Wow, sembra che il libro di Venere e Mori abbia preso vita. Come sarebbe a dire scusa? Bene, ranocchietta. Se è ciò che vuoi una battaglia, l'avrai. Iniziamo! Cra. Quindi questo tenebroso non parla, fa solo cra. Rana rosa. Ah, era posseduto da rana rosa il libro, allora. Oh, vacci piano, rana. Ma sei forte per essere una rana. Sei forte per essere una rana. Ma con un gatto come te la cavi? Sì, ha fatto solo male, mi ha fatto. No, tu più bello.
Ah, ti picchio con le mani allora. Oddio. No, aiuto, sono lento. Però posso ancora menare. Scivolo, sono lento e scivolo. Mamma mia, che disastro. Ok, ora sono veloce di nuovo. Botte, botte, botte. Ah, ma è il Chaos Note che fa quella roba di... Ok. Ah, dai, allora. Schivato al pelo. Aspetta che mo ci arrivo. Eccolo qua. Jimmy ci ha incitato. Grande Jimmy. Allora, alcuni personaggi possono essere reclutati solo quando vengono a incitarti nel club. Mangio perché sta per arrivare qualcos'altro, mi sa. Sto avvertendo un forte rumore qui intorno. State attenti, ragazzi, si sta avvicinando. Golem caldaia. Allora, questo è bello. Aspetta che mi devo trasformare. Allora sì, la spazzatura ci dà sicuramente una mano, però devo aspettare che apra la fornace lì. Nel frattempo possiamo menargli. Poi posso anche buttargliela così. No, mi sa che posso anche... Mica mi ricordo come funzionava. Aiuto. Fuoco contro fuoco? No, non fa niente, fuoco contro fuoco. Ok, spariamo da lontano. Facciamo poco, ma quel poco che facciamo, facciamolo bene, no? Mica mi ricordo quando devo buttargli la roba dentro. Ecco, getta via i rifiuti. Vai, 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 vai. Ok. Corri, 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 corri. No, cavoli, sbagliato. Eccolo qua, ok. Un altro, un altro, un altro, un altro. Veloce, 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 veloce. Preso. E ora meniamolo. Meno male che il prompt te lo dà il gioco, se no ero finito. Stavo a provarci. Ah, diritto. Bene. Ah, ma me li mette qui i rifiuti, è vero. Me li dà da vicino, me li dà. Io che andavo a prenderli dal nastro trasportatore. Mi scusi Golem se l'attacco da dietro così a tradimento, però è che non ho la trasformazione. Mi fa male lei quando colpisce soprattutto. E trasformiamoci ancora una volta, amici. Che bella sta lotta, che bella. La prima lotta che davvero mi sta dando molto filo da torcere. Non tanto perché è difficile lui come nemico da prendere meno forte o cose. Sì, meno forte, però è resistentissimo. E questo è il bello, che resiste a tutto, resiste. Ma poi fa anche gli attacchi in retromarcia, lui è bellissimo, lui. Il migliore di tutti. Allora, senti però, se mi devi colpire, colpiscimi. Perché mi stai a seccare, Guarda, eccolo uno. Eccolo due e eccolo tre. Ok, let's go, vai, danni ora a profusione. Non trattenetevi, amici miei. Fategli tutto il male che potete. Yamma. Non so, mi è uscito il napoletano ora, non so perché. Ma va bene lo stesso, non c'è problema. Oh, allora, no, ho fatto sprecare i rifiuti quello. Vabbè, sto a fare niente. Sto proprio confuso, un attimino. Ok. Beh, tanto mo lo finiamo senza che andiamo un'altra volta a gettare i rifiuti. Quindi mi trasformo e gli meniamo. E ci siamo. Buono.
bella sta lotta. 98.000 persone a guardarci. Guarda, se fossero i miei iscritti sarebbe pure meglio, eh. Non mi lamento, li accetto tutti, li accetto. Andrebbe benissimo anche così. Ah, martello di Super Mario, giusto per... Niente. È come se la spazzatura si fosse unita per punirci. Ma va bene. Va bene, lo... sì, quello suona per ricaricarsi, grande. Grande Valerio, migliore! Per davvero però, Valerio è migliore per davvero. E allora, la missione in sé non dà tanti punti, ma la risoluzione del mistero sì. Io sono contentissimo. Che faticaccia, quel mostro era davvero fortissimo. Hai ragione, non mi stupirei se ora ci attaccasse l'intera montagna. Non dirlo neanche per scherzo. Ah, riecco la rana. Ma di nuovo quella rana. Ma non l'avevamo già sconfitta, che succede? Torna indietro come il libro. Ma allora questo vuol dire che il libro non è stato ancora incenerito. Come procede, ragazzi? Siete riusciti a sbarazzarvi del libro finalmente? T'apposto, tranquillo. Noi puliamo la strada e lui arriva dopo. Oh, signor preside, beh, ecco. Ma è una ranocchia tranquilla, normale. Ma tu? Tu sei Binky? Sì, sei proprio tu! Binky? Sì, è la mia ranocchia domestica. Oh, la amo come fosse mia figlia. È da un bel po' che non la vedo. Non sapevo fosse diventato un tenebroso. Ecco perché tornava. Invece è così, ermanno. Non faccio più parte di questo mondo, Cre. Cosa? Tu parli? Sì, noi umani siamo in grado di recepire i pensieri e i sentimenti dei tenebrosi. Ermanno, è da tempo che volevo rivederti, Cre. Volevo ringraziarti. Ringraziarti per avermi salvato la vita. Che cosa intendi dire? 10 anni fa stavo per essere sezionata per una lezione di scienze. Ero terrorizzata e decisi quindi di fuggire dall'aula. Nei corridoi incontrai Ermanno. Fu il destino a farci incontrare, Cre. Mi ricordo bene. Binky era troppo adorabile per lasciarla morire. Ma in teoria le rane non sono imbottite di formaldeide per essere sezionate? Sono quindi rane morte, in teoria già. Ogni giorno passato con Ermanno mi rendeva sempre più felice, Cre. Anch'io ero felicissimo. Voglio dire, avevo appena trovato una nuova amica. Purtroppo, però, 3 giorni fa è cambiato tutto. Volevo giocare con Ermanno e così mi sono lanciata su di lui. In quel momento stava leggendo un libro. Non l'avessi mai fatto. No, lo starai dicendo che... Va tutto bene, signor preside? Oh, no, che cosa ho fatto? Ora ho capito tutto. Quel giorno stavo sfogliando seduzione a luci rosa nel mio ufficio. Ma poi Emma, mia figlia, è entrata senza che me ne accorgessi. Non volevo che mi vedesse con quel libro tra le mani, per cui... L'ho chiuso subito e ho provveduto a nasconderlo più in fretta che potevo. Sì, e io sono rimasta schiacciata tra le pagine morendo sul colpo. Stai dicendo che la tua anima si è impossessata del libro? Ma certo, ecco perché il libro tornava sempre indietro da solo. Oh no, che cosa ho fatto? Non potrò mai scusarmi abbastanza con te, Binky. Non c'è bisogno che ti scusi, Cre. Forse era destino che succedesse. La morte è inevitabile, sarebbe potuto arrivare in qualsiasi momento. Per questo non potrei mai avercela con te, Ermanno. Dico davvero. Oh, Binky. Anzi, ci tengo a ringraziarti per essere tornato a salutarmi, Cre. Grazie a te, amica mia. E grazie anche per avermi salvato ed esserti preso cura di me. Non dimenticherò mai i giorni passati con te nel tuo ufficio. Ora devo salutarti, ma non temere. Io starò sempre bene. Addio. Binky, sono così felice di averti conosciuta. Grazie di tutto. Hai ottenuto la medaglia esecuzione a luci rosa. Fantastico, una medaglia di crepuscolo. Accidenti, questo sì che è stato un finale triste. Ragazzi, grazie. Senza il vostro aiuto non avrei rivisto Binky mai più. Nessun problema, signor preside. Siamo felici per lei piuttosto. Tutto ciò è stata una vera sorpresa. Non sapevo che avesse una rana.
Emma deve essere molto fortunata ad avere un padre così gentile. Oh! A proposito di Emma, c'è una cosa che vi devo chiedere assolutamente! Non ditele niente di ciò che è appena successo nella maniera più assoluta! Ah! Io che credevo che questa sera potesse risolversi tranquillamente. Non voglio che mia figlia mi veda con occhi diversi, deve restare un segreto! Emma, a dire il vero, ho appena finito di raccontare tutto ad Emma su Wildline. Cosa? No! Sembra che non l'abbia presa molto bene, eh. Per forza, hai appena detto alla figlia che il padre è un pervertito. E poi che c'è di male se leggi un libro sporcelluto, voglio dire? È un uomo adulto, sa quello che vuole, non fa del male a nessuno, si spera. Bene, direi allora che per quest'oggi i due misteri giornalieri sono risolti. E il prossimo sarà il campo di Alcatraz. E quando si finisce il mistero crepuscolare finale, ci sarà ovviamente un po' in più di storia. Quindi me lo godrò sicuramente nel prossimo video. Ad ogni modo, vi ringrazio ovviamente per aver seguito questo episodio di Yo-Kai Watch Academy, vita da studenti. In descrizione trovate come sempre tutti i link utili per seguirmi dove vi pare se volete. E ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!